Direttore sportivo, purtroppo questa è stata una partita che il Cotronei ha perso, ma che comunque ha giocato fino alla fine dando l'anima. Ma oggi è stata una bella partita entrambe le parti, è stata affrontata a viso aperto, giocando un bel calcio da tutte e due le parti. E vediamo che l'Ocri è una squadra forte e infatti si sta verificando pure il campionato, che sta mantenendo un passo eccezionale. Pure noi stiamo attraversando un buon momento e oggi abbiamo dimostrato che entrambi abbiamo meritato questa finale. L'unica nota negativa, oggi lo voglio dire apertamente a tutti, è stata la terna arbitrale, che secondo me oggi è stata inadeguata. Abbiamo visto che durante i 90 minuti avete protestato tantissimo. Sì, già dal primo tempo al trentesimo, con il numero 6 loro, già ammonito, il mio giocatore Martinez va diretto a rete, viene atterrato, non era da giallo ma da arancione, non è stato sanzionato, quindi già questo ci ha cambiato l'autonomia della partita, ci ha penalizzati, perché se loro erano in 10 la partita andava di un altro verso. Poi io non lo so, mi stanno scrivendo da tutte le parti che il gol nostro, il 2-2, era regolare e quindi è stato annullato, e quindi io non ho visto le immagini, però parecchi mi dicono che era regolare. Quindi onore all'Ocri, però ci siamo rimasti un po' male come è avvenuta la sconfitta. Ad ogni modo io direi anche onore ai ragazzi di entrambe le squadre, che comunque hanno lottato per tutti i 90 minuti dando spettacolo al pubblico sugli spalti, dimostrando comunque grande sportività. No, allora va fatto un plauso a tutti i 22 giocatori che erano in campo, perché hanno rispettato lo sport, hanno giocato bene, hanno fatto valere entrambi il valore che stanno offrendo nel campionato di eccellenza, quindi per i giocatori non c'è nulla da dire, è stata una vittoria che giustamente il Locri ci ha creduto fino alla fine, però abbiamo qualcosa da recriminare sulla terna arbitrale, quello è. Ringraziamo il direttore sportivo del Cotronei per essere stato con noi e auguriamo buone feste. Grazie.